Una buonissima serata, cari amici di Angoli, a tutti voi e come sempre benvenuti a questo appuntamento delle 19 con Angoli. Vi ricordo come sempre la nostra mail, quindi voi continuate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Parte una nuova settimana che naturalmente come sempre trascorreremo insieme e la vogliamo inaugurare, diciamo così, con una coppia di amici che torna a trovarci per parlare naturalmente del nostro lago con una chiave molto particolare. E allora io saluto e ringrazio Davide Fent. Ciao Davide, ben ritrovato. Ciao Dori, buonasera. E Marco Guggiari. Ciao Marco, grazie a te per essere Ciao, ancora Dori, con noi. Ciao Dori, buonasera a tutti. Allora, una coppia di giornalisti, di scrittori che qualche tempo fa sono stati sempre insieme miei ospiti per parlare di una grande diva aristocratica. Qualche parola la spenderemo ancora su di lei, ma questa sera l'argomento naturalmente è sempre il prestigio del Lago di Como, addirittura amatissimo da tante produzioni cinematografiche. È così, ragazzi? Davide, che dici? Assolutamente. Abbiamo avuto recentemente, poi ne parlerà Marco perché è più cronista di me, che sono più un critico, House of Gucci, certo, del grande Ridley Scott, quindi già questo sarà un film che, di impegno miliardario, con un cast eccezionale, Lady Gaga, Al Pacino. Eccoli qua. eccoli. Poi Marco ne parlerà e poi abbiamo saputo che in questi giorni c'è lo stesso produttore che sta facendo delle ricognizioni nella stessa zona, ma non si hanno ancora notizie. Poi io parlerò del penultimo film che è stato proiettato alla chiusura del Lido di Venezia l'anno scorso con grande successo. Purtroppo il Covid ha impedito, diciamo, una diffusione nelle sale perché erano chiuse, ma è andato molto bene diciamo sui siti che in questi mesi abbiamo utilizzato. Certo, sulle varie piattaforme, insomma, che ci fanno, esatto, compagnia con tutte le produzioni cinematografiche. Allora Marco, sì, vengo subito da te perché Davide ti passa la palla proprio nella discussione su questa pellicola che è stata girata davvero pochi mesi fa, poche settimane fa, qui sul nostro lago, con grandi nomi dello star system hollywoodiano e che, come sempre, guarda caso, come a volte accade, scelgono proprio il nostro lago come set cinematografico. Che cosa vuoi dire, Marco? Certo, è una pellicola importante perché è il racconto di un drammatico delitto e di una vicenda familiare che, come ricordiamo, si verificò nel 1997. Lady Gaga in persona, come sappiamo, Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci, che fu accusata, processata e condannata in via definitiva come la mandante dell'omicidio del marito. E questo film è stato girato sul nostro lago, a Villa Balbiano, ad Argenio, e sostanzialmente è un film su una vicenda drammatica che pochi giorni fa, attraverso la sua protagonista, cioè appunto l'attrice e la cantautrice americana, ci rimanda ad un'altra vicenda drammatica ed estremamente reale, purtroppo, quella che lei stessa ha pubblicamente confidato, cioè degli abusi subiti quando era giovanissima e che sfociarono addirittura in una gravidanza a causa di questi abusi. Quindi un dramma nel dramma che ha avuto inconsapevolmente per luogo elettivo Ilario. Ma io voglio dire questo: Ilario in realtà è un set naturale. È vero. Perché al di là dei registi, delle attrici e degli attori, molto prima di loro, il Lago di Como è stato il luogo prediletto per vacanze di teste coronate, di capi di Stato, di capi di governo. Dico tre esempi. Il primo, quello che tra gli anni 30 e l'inizio degli anni 60 vide un re d'Inghilterra, Edoardo VIII, costretto a rinunciare alla corona perché voleva sposare
l'americana Wallis Simpson, che era divorziata e quindi per poterlo fare dovette rinunciare alla corona. E questo, questa liaison, questa storia d'amore, ebbe il lago, in particolare Villa d'Este, come luogo prediletto tra gli anni 30 e gli anni 60, fino a quando nel 61, tornando la coppia, e ormai Edoardo VIII era semplicemente il duca di Windsor, proprio a Villa d'Este, pronunciò una frase che divenne per tanto tempo, e lo è tuttora, un manifesto del lago di Como. Rivolgendosi all'amata, disse infatti: ricordi lo stesso lago, la stessa notte, la stessa luna. Una frase straordinaria, molto romantica, molto evocativa. E poi Adenauer, il cancelliere tedesco, che per una decina d'anni venne più volte ogni anno sul lago di Como a Cadenabbia a trascorrere dei periodi di riposo, trasformando la villa dove era alloggiato in una cancelleria, tant'è che venne definita la cancelleria minore o la piccola cancelleria, perché vi riceveva i suoi ministri e tante altre personalità politiche. E da ultimo John Kennedy, l'anno prima di essere assassinato, alla fine del suo estenuante tour in Europa, prima di andare a Roma, volle passare una notte a Bellagio, a Villa Serbelloni, e riuscì a sfuggire alla scorta, stregato dal lago, poi lo riacciuffarono per motivi di sicurezza. Quindi regnanti e governanti che per svariate motivazioni hanno scelto questo nostro lago, trasformandolo anche in ricordi molto romantici, come tu hai detto. Ma io voglio anche ricordare qualche altra produzione hollywoodiana famosissima. Mi riferisco per esempio a Star Wars per l'episodio 2, l'attacco dei cloni, con la regia di George Lucas, che ha visto proprio niente meno che Villa del Balbianello come set cinematografico per il famoso matrimonio tra Anakin Skywalker e Padmé Amidala, dove in buona sostanza quel set corrispondeva alla regione dei laghi del pianeta Naboo. Quindi questo ci dice davvero moltissimo. Ma Davide, torno da te a questo punto, perché ci hai citato poco fa di questa altra pellicola che, ahimè, per colpa del Covid a lungo non è andata in onda nelle sale cinematografiche. Probabilmente magari da ora in poi vedremo invece di nuovo le sale aperte e quindi anche le produzioni. A che cosa ti riferivi e che cosa volevi sottolineare a tal proposito? Allora, sì, mi riaggancio anche a un altro grande della cinematografia, che lo colleghiamo a tutti i personaggi che ha detto Marco, che è Sir Alfred Hitchcock, certo, che nel 25 girò proprio vicino all'isola Comacina il suo primo film, che era L'isola dell'inganno. Tra l'altro lui era ospite spesso sull'isola Comacina nel famoso ristorante, lo possiamo dire, di Cotolette, ecco, noto internazionalmente. Detto, quindi va bene. L'abbiamo detto, dai, Cotolette, ma lo sanno in tutto il mondo. Infatti, quindi va bene. No, ecco, mentre io, ecco, la produzione più importante prima di House of Gucci è stata questa italo-americana con il regista Giuseppe Capotondi, girata a Villa Pizzo, dove Capotondi torna nel mondo dell'arte dopo Tornatore con lo splendido film della Migliore Offerta, e qui c'è tutto è un thriller con il grande Donald Sutherland, che è stato onorato del premio alla carriera per la storia del cinema. Questo film chiuse con applausi di pubblico e critica la Festival di Venezia, che andò in diretta grazie a Barbera l'anno scorso, mentre Cannes fu rinviato e andrà quest'anno a giugno. E gli scorci sono sempre quelli che Marco ha descritto, quelli che conosciamo. Nostri. Ecco, qua c'è Villa Pizzo, che è una villa particolare, ricca anche di storia, perché su Villa Pizzo poi ci sono anche degli aneddoti anche un po' su quella zona, cruenti, legati al dopoguerra e ad alcune situazioni particolari che in questo momento non
tocchiamo diciamo lo scenario, ecco. Certo, l'ambientazione naturalmente, quindi si torna sempre su questi territori, ma Marco voglio tornare velocemente da te prima di andare in pausa per ricordare anche qualche altro nome di pellicole famosissime che sono state girate sempre sul nostro lago. Oltre a Star Wars che abbiamo citato poco fa, c'è anche Ocean's 12 che vede tra i vari protagonisti George Clooney. A tal proposito, non so se hai sentito, se sei al corrente di quella notizia, anche questa relativamente recente, per la quale George Clooney, nell'ambito di una raccolta benefica, mette poi in palio addirittura un soggiorno nella sua dimora di Laglio. Naturalmente lui lancia questa campagna negli Stati Uniti, che credo abbia avuto anche una grande risonanza, sia per la finalità raccolta fondi e quindi finalità benefica, ma lui mette in palio anche questo aspetto. E quindi che dici? Penso che ci sarà una corsa a partecipare, e ben venga, visto che la finalità è benefica, perché non dimentichiamo quanti fan abbia George Clooney, quante signore e signorine siano venute sul lago, a Laglio, da regioni diverse d'Italia, da nazioni diverse, fino al punto che il sindaco ha dovuto istituire perfino un divieto di sosta pedonale davanti alla villa, perché diventava una cosa impossibile. E pensare, da cronista, che quando George Clooney per la prima volta sbarcò qui, si aggirava tranquillamente in riva al lago a Cernobbio per andare a bere un aperitivo all'Harry's Bar, e un nostro cronista lo incontrò, scambiò qualche parola con lui, che con grande disponibilità e cordialità rispose: oggi non sarebbe possibile. No, oggi assolutamente no, i tempi sono cambiati, ma in ogni caso il nostro lago rimane amatissimo anche da Hollywood. E proprio da qui ripartiamo tra poco, c'è una brevissima pausa, ma rimanete con noi. Ed eccoci ancora insieme ad Angoli per questo lunedì dai toni hollywoodiani e cinematografici proprio qui sul nostro lago. Ancora una volta vi ricordo la nostra mail, continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Siamo sempre in compagnia dei nostri amici, scrittori e giornalisti, questa sera protagonisti dei racconti, come vi ho detto, cinematografici più interessanti. Sono con noi ancora una volta Davide Fente e Marco Guggiari. Ciao ragazzi, di nuovo grazie. Ciao. Buonasera, ciao. Davide, parto subito da te perché dopo aver parlato di queste grandi produzioni hollywoodiane vorrei invece accentrare l'attenzione su un grande della produzione cinematografica italiana, ovvero su Luchino Visconti, che sappiamo bene con il nostro lago c'entra davvero moltissimo. Che cosa ci dice a tal proposito? Qua potremmo parlare ore e ore. Luchino Visconti è un grande minchino, è un maestro della cinematografia mondiale. L'unica particolarità che voglio, perché sennò andrebbero 45 puntate, non basterebbero. È vero, ma dobbiamo dire tante cose, quindi un flash. Un flash. La cosa bellissima, lui non girò mai un film dentro Villa Erba Visconti, la sua casa di famiglia. La ricorda molto spesso in tutti i suoi film, soprattutto Interno di famiglia o nel Ballo del Gattopardo, ma l'unico che girò il film fu suo fratello, uno dei suoi fratelli. Purtroppo una pellicola che è andata perduta. Una cosa la posso raccontare, però si mettevano tutti loro vestiti di bianco, mutandine, canottiera e borotalco proprio, no? Sul muretto che della loro villa, no? E sembravano tante statue bianche, no? Quindi, mentre i turisti passavano col battello, a un certo momento tutti scattavano le foto e loro si buttavano in acqua, no? E dal battello rimanevano tutti un po' impressionati. Quindi dei gran burloni che mettevano a disposizione dei turisti.
questa piccola gag molto divertente. Marco, ma so che anche tu... Sì. Prego, Davide, hai qualcosa da aggiungere, vai. L'unico squarcio è in Rocco e i suoi fratelli a Bellagio, che è un capolavoro assoluto. Cioè, Rocco e i suoi fratelli è tra i 10 film della mia vita, quindi... e quindi era giusto citarlo, lui... assolutamente. Marco, invece torno anche da te, perché volevo sapere se avevi a tua volta qualche curiosità particolare da far presente agli amici a casa per quanto riguarda appunto Villa Erba, diciamo così, e Luchino Visconti. Che dici? Sì, Davide ha ragione, non è mai stato girato nessun film di Luchino Visconti a Villa Erba, però... Luchino Visconti, così mi raccontò la nipote Anna Gastel, figlia di Donna Nane, che era una sorella di Luchino Visconti, in una intervista, ebbe sempre il desiderio di girare un film sui Visconti vecchi e nuovi, una storia della loro famiglia, cosa che non fece mai. E soprattutto, anche se non girò mai a Villa Erba, come ha già detto Davide, si ispirò meticolosamente per... una scena madre del Gattopardo, tratto dal grande romanzo di Tomasi di Lampedusa, cioè la sala delle feste, al salone che lui vide animato quando era un bambino, visse a Villa Erba fino al 1929, dai suoi genitori, dai suoi zii, quando facevano queste grandi feste. Volle che fosse la stessa cosa e lo volle anche in un altro film importante, La caduta degli dèi, dove volle che la darsena fosse esattamente come la darsena di Villa Erba. Mentre, questa sì, credo sia una chicca, mi raccontò la signora Anna Gastel che quando Luchino Visconti, già colpito dall'ictus che lo rese parzialmente inabile e poi lo porterà alla morte, aveva già girato Ludwig ma doveva montarlo, volle durante la convalescenza montarlo proprio a Villa Erba. Per la verità lui era alloggiato a Villa Gastel, appunto la villa a fianco di Villa Erba, nello stesso compendio, e con autoironia ordinava ogni tanto, quando doveva spostarsi, spostate la salma, non volle mai stare in carrozzella, si appoggiò sempre a un bastone. Una chicca nella chicca. Un altro film che pochi ricordano fu girato invece da Henry Prando Visconti, a Menaggio, al Grand Hotel, e si chiamava Un dramma borghese, tratto da un altro romanzo, e ci fu come interprete principale Dalila di Lazzaro. Io ero un ragazzo con un mio amico, desideravamo assolutamente vedere Dalila di Lazzaro e quindi ci aggiravamo, erano i primi tempi che potevamo guidare, andando verso Menaggio per cercare di incontrarla. Vedemmo soltanto un macchinista della troupe del film. Quindi siete rimasti anche un po' delusi, perché Dalila di Lazzaro è una bellezza straordinaria, quindi credo bene che nei vostri desideri ci fosse almeno quella di poterla vedere di persona. Ma Marco, io rimango da te perché poi chiederò invece a Davide di commentare la pellicola. A proposito di Mussolini Ultimo Atto, che ci porta in un'epoca storica completamente differente, ma che credo abbia qualcosa a che fare sicuramente sempre con il nostro lago, per ovvi motivi storici di narrazione, ma forse anche con qualche episodio che tu, Marco, hai vissuto da bambino piuttosto che da ragazzo, sempre nella zona di Cernobbio, è vero? Assolutamente sì, perché... io ricordo distintamente quando fu girato Mussolini Ultimo Atto, alcune scene, molte sono state girate ovviamente a Como e sul lago di Como, alcune di queste a Cernobbio, io sono cernobiese, e alla riva del lago con alcuni coetanei noi ci appostammo per assistere a distanza a queste scene che venivano girate, molto stupiti di alcune cose. Di queste divise che per noi erano qualcosa di ormai lontano e in fin dei conti in realtà era passato un quarto di secolo, poco più, no? Perché fu girato nel 1973. 74, ecco l'esperto che interviene. 74, giusto. E quindi erano passati quasi 30 anni, ma sembrava, a noi sembrava da ragazzi, da bambini,
un'epoca lontanissima per il tipo di automobile, per il tipo di divisa che richiamava anche un momento politico particolare e per come erano vestiti i protagonisti. Ricordo Rod Steiger con questo cappotto e anche la ancora bellissima Lisa Gastoni che impersonava Claretta Petacci. Lì vicino alla riva di Cernobbio c'era la Villa Alamel che fu scelta come set per rappresentare la villa dove Mussolini aveva passato l'ultima notte prima di tentare la fuga sul lago verso Dongo. Quindi davvero dei ricordi molto particolari, ti ringrazio per averli condivisi con noi. Vorrei in questi ultimi momenti però anche un commento cinematografico da parte di Davide proprio sulla pellicola. Che cosa vuoi dire? Sì, allora fu girato anche qui da un grande maestro come Carlo Luzzani. Ha ricordato Marco Rod Steiger, Lisa Gastoni, c'era Franco Nero, Harry Fonda. Non so, allora, su questo film si è aperta negli ultimi anni della vita di Luzzani una particolarità che riguarda anche gli storici, perché Luzzani si rifece, diciamo, alla versione storica ovviamente che del 74 sulla fucilazione di Mussolini e di Claretta Petacci. La notte precedente la passarono a casa dei De Maria, che era una famiglia di Bozzanchino, e quindi nelle ricerche del passato alcuni storici avevano sottolineato che furono fucilati prima lì e quella, la seconda fu una fucilazione, diciamo, una messa in scena. E questo episodio, che creò ovviamente scompiglio nella parte storica e negli storici, il Luzzani lo riconfermò dopo aver parlato anche con alcuni testimoni dell'epoca, un poeta milanese morto in questi giorni, che era una staffetta partigiana, e lo mise in un saggio, il che gli aprirono un po' di ferite interiori, perché fu attaccato dicendo che non si poteva, diciamo, visto che ormai la maggioranza delle persone erano morte, insomma, sottolineare una cosa del genere. Quindi era un po' fuori luogo, secondo i fatti e i tempi, ritornare su questo argomento. No, la pellicola, posso dirti, è sicuramente... non è tra le migliori di Carlo Luzzani, questo lo sapeva anche lui, ma è una testimonianza storica reale, vera, delle ferite del secondo, del dopo, del nostro... Certo, e comunque un riferimento storico ai fatti che sono accaduti sul nostro lago. Siamo davvero in chiusura ai saluti, ma visto che andiamo in onda proprio questa sera, lunedì 31 maggio, credo valga la pena di ricordare appunto la grande diva della quale abbiamo parlato diffusamente nel nostro precedente incontro. Sto parlando naturalmente della grande diva aristocratica che ha vissuto anche sul nostro lago, ovvero Alida Valli, che proprio il 31 maggio nasce e quindi è occasione ottima per ricordarla. Ragazzi, io davvero vi ringrazio moltissimo per essere ancora stati una volta protagonisti insomma, della nostra chiacchierata, facendo emergere anche questi aspetti così interessanti del nostro lago, che non solo affascina noi che ci viviamo, i turisti italiani, ma addirittura la cinematografia hollywoodiana e in generale. Quindi grazie a Davide Fente e a Marco Guggiari per essere stati con me. Grazie, alla prossima! Grazie a voi, grazie a buona serata. Grazie anche a voi per essere stati con me. Tra poco c'è l'informazione e io tornerò con voi domani.